po' come dire dai Sex Pistols ai Cress. In linea generale possiamo dire di sì. Musicalmente, forse per quello che è stata la scena ad Ascoli, probabilmente no, perché il suono dei Cress non era il suono dei gruppi ascolari. Ma io sono nato ascoltando i Tele Boss, che sono stati sicuramente il primo gruppo pascolano, un gruppo basato sulla Suburban Future, fondamentalmente nichilista, distruttivo, molto contraddittorio sia negli atteggiamenti che nella proposta. Sentivo la necessità invece di qualcosa di diverso, quindi nel momento in cui sono entrato in scena, per così dire, ho proposto una base diversa, che era molto più vicina a quella dei Cress come ideologia, musicalmente molto vicina invece ai gruppi ancora americani dei primi anni 80, che erano sicuramente più accattivanti dal punto di vista. Perché un libro sul punk? Che cosa rimane di quell'esperienza? Un libro sul punk è ormai diventato qualcosa di forse ripetitivo, nel senso che sono usciti in Italia diversi libri sul punk, scritti da personaggi, da persone che hanno vissuto quel periodo e lo hanno vissuto in prima persona. Lo hanno scritto Marco Filopat, è stato il primo, il suo Costretti a sanguinare. Lo ha scritto il bassista degli Indigesti, un grande gruppo, uno dei più grandi gruppi punk di sempre. Lo ha scritto Percy Ballo, il cantante dei Bloody Riot a Roma. Il mio è un tentativo di dare una visione di quello che poteva succedere invece in una cittadina di provincia come poteva essere Ascoli, che al di là di quello che poteva succedere in una grande città come Roma o Torino o Milano, poteva dare un'idea diversa. Se, sinceramente, io penso, almeno dal mio libro, questa idea possa venire fuori, basata più sulle persone, sui singoli, piuttosto che su una scena o su una ipotetica scena, che in effetti non c'è stata. C'è stato il tentativo di vivere delle esperienze, di costruire qualcosa. Penso fondamentalmente sia questo l'aspetto più importante emerso ad Ascoli come in tante altre città di provincia.